Il teatro, non solo il cinema, piangono la scomparsa della Penelope più bella della storia, l'attrice greca Irene Papas, icona dell'armonia femminile greca, donna impegnata a teatro oltre che interprete di oltre 70 film. Aveva 96 anni, è conosciuta dal pubblico internazionale per l'Odissea, il ruolo di Maria nei Cannoni di Navarone, Zorba il Greco e Zeta l'Orgia del Potere accanto a Yves Montand. Il palcoscenico e la cinepresa erano iscritti nel suo destino. Già a 12 anni i genitori l'avevano mandata a una scuola d'arte drammatica. I primi anni della professione l'hanno vista sul palco come cantante e ballerina. Formatasi nei classici greci, Irene Papas ha interpretato a teatro tutti i principali ruoli tragici, a cominciare da Medea ed Elettra, fino a diventare anche regista. Forte il suo legame con l'Italia, terra d'esilio, cominciato quando la giunta militare dei colonnelli prese il potere in Grecia nel 1967. La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata nel 2003 per il film Talking Picture del regista portoghese Manuel de Oliveira. Soffriva di Alzheimer. Memorabile un'intervista profetica sulla guerra durante la messa in scena delle Troiane sulla spianata di Tor Vergata a Roma nel 2003. Perché le donne sono quelle che subiscono i risultati della guerra. Non sono altri, gli uomini gli piacciono poi mettere le forme e vanno a ammazzare la gente. Le donne sono i figli, cose così. Le donne sono l'uniche che subiscono tutti i mali della guerra. Quando con il cucchiaino tu dai a mangiare a tuo figlio, che lo mandi a essere morto? Mai.